parte discografica della Marotta e Cafiero. La Marotta e Cafiero è sia casa editrice che etichetta indipendente da poco, e mi sbottono dicendo che io sono contentissimo finalmente di avere l'onore, secondo me, di presentare un album rock finalmente. Con tutta la buona volontà, diciamo, con tutto il panorama oggi molto eterogeneo, improntato su generi particolari, sperimentazioni, però trovare un album rock fatto da una donna, secondo me è una cosa molto particolare, di cui sono veramente contento. Diciamo, è un album che noi ci siamo incontrati anche fondamentalmente per caso, abbiamo avuto modo di incontrarci, però si è stabilita subito questa sinergia, questa volontà di intraprendere un percorso insieme. Io l'album l'ho ascoltato, ho modo di ascoltarlo, poi comunque con Francesca abbiamo anche un percorso universitario simile, perché abbiamo studiato l'orientale, quindi tanti diciamo sfaccettature dell'album le abbiamo, ci siamo trovati sulla stessa linea, diciamo. A me quest'album ha colpito particolarmente per il fatto che non è, si presenta come concept album, però non è un concept album nel senso che c'è comunque un filone unico che segue, ma è un album che spazia dalle sonorità rock, alle sonorità jazz, all'elettronica, al soul, comunque racchiude quella che è anche un po' la tua anima eclettica, sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista umano, anche di formazione culturale come cosa. E io a questo punto lascerei la parola a Carmine, che sicuramente ha molto più charme, mode e conoscenze rispetto a me, per parlare di questo album. Io vorrei che invece facessi un applauso a Valerio, che ha lo staff, un mondo così, a Napoli da eroe, un po' da salvo d'acquisto, diciamo, merita comunque tanto, perché è sempre più difficile, però siamo all'avanguardia che resiste in questa città. Grazie.